Secondo me delle differenze invece con Conte ci sono, perché Conte non mi dà l'impressione di voler comandare la partita, di voler tenere l'avversario intrappolato nell'area di rigore, ma mi sembra più uno che ci prova. Però ci sono dei momenti dove il Napoli invece lascia giocare l'avversario. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario detto il Darion. Oggi è martedì 17 settembre, siamo nella settimana che ci porterà a Juventus-Napoli, il primo banco di prova per il Napoli di Conte. Non c'è la Champions in mezzo alla settimana, quindi ci gratteremo abbondantemente i cosiddetti fino a quando arriverà sabato, perché si gioca sabato. Oggi però volevo fare questo video perché stamattina mi è capitato davanti agli occhi un articolo che volevo commentare insieme a voi, che è questo qui: Conte, Spalletti, Napoli tra passato e presente, due stili di gioco, un solo comando. Quindi un articolo che va a mettere a confronto il Napoli di Conte e il Napoli di Spalletti. Opposti che si attraggono. Impossibile pensare diversamente quando si guarda il Napoli di oggi e quello dello scudetto. Bello e concreto quello targato Spalletti, cinico e spietato quello di Antonio Conte. Eppure nella diversità si intravedono delle affinità. E no, non si tratta solo di DNA e mentalità vincente. Luciano e Antonio hanno un punto di contatto che non si potrà mai mettere in discussione. Il leader sono io. Quindi il primo punto di contatto, il primo punto in comune è l'allenatore e il leader. E sono abbastanza d'accordo con questa cosa. Però secondo me ci sono delle piccole differenze che possiamo trovare diciamo, in quelle figure che hanno accompagnato o che stanno accompagnando il comandante alla nave, no? Perché secondo me Spalletti non aveva al suo fianco tantissimi, diciamo, bracci destri, l'unico che aveva era Giuntoli. Conte non solo c'ha Manna, che è il sostituto di Giuntoli, ma anche al suo fianco un certo Reali, che lo aiuta veramente in tante cose. Quindi sì, due allenatori che sono, diciamo, il comandante della nave, però Conte ha dalla sua parte anche degli altri, diciamo, aiutanti, delle altre figure che lo supportano e dove probabilmente si, diciamo, dividono anche i compiti. Spalletti invece era un po' più accentratore, faceva un po' di tutto e al suo fianco c'era solo Giuntoli. Poi sul pezzo dove dice che la squadra aveva bisogno di un punto di riferimento, questo è verissimo, e diciamo che Conte non l'aveva capito subito, perché la prima partita contro il Verona, ci ricordiamo la conferenza pre-partita, dove lui è un po' pessimista, distruttivo, poi ha capito evidentemente che quell'approccio non pagava ed è tornato a fare quello che faceva Spalletti, cioè coccolarseli i calciatori, spronarli, incoraggiarli, farli sentire appunto coccolati. Allenatori e condottieri così diversi per comunicazione e idee tattiche, e questo è vero, perché dal punto di vista comunicativo Conte è uno innanzitutto che è molto sincero, ti dice le cose come stanno, non fa, diciamo, giri filosofici come li faceva per esempio Spalletti, no, la scatola della partita, gli occhiali da fabbro, però era uno anche abbastanza criptico quando parlava. Invece Conte è uno chiaro, conciso, non si dilunga neanche troppo nei suoi discorsi, cosa che invece faceva Spalletti. Poi sulle idee tattiche, sì, però questo verrà esplicitato dopo. Antonio ha subito fatto da scudo per i suoi ragazzi. Subito non proprio, perché col Verona non l'ha fatto, proprio come faceva Luciano, creando un muro impenetrabile per chiunque avesse voluto provare a sgretolare le certezze della squadra. Da un punto di vista di gioco e di approccio alle partite, la principale qualità del Napoli di Spalletti era quella di sbranare gli avversari. Li andava a cacciare fin fuori i confini della tana dell'area di rigore, mettendo una pressione altissima che per forza di cose metteva in difficoltà la ripartenza, e su questo siamo tutti d'accordo. Antonio Conte chiede principi di gioco non del tutto differenti, anzi cambia il modulo perché dal 4-3-3 si passa al 3-4-2-1, la mentalità però non cambia. Il primo punto di contatto evidente con Napoli di Spalletti, una squadra che lottava su ogni pallone fino all'ultimo respiro, senza mai darsi per vinta, con la voglia matta di sbarazzarsi dell'avversario, senza mai dare spazio per una possibile rimonta. Secondo me invece qualcosa di diverso nella mentalità tra i due allenatori c'è, perché come abbiamo detto prima, Spalletti è uno che voleva comandare la partita e voleva
tenere l'avversario intrappolato nella sua area di rigore e grazie alle preventive, grazie al blocco alto e compatto con la linea di difesa praticamente al centrocampo, cercava di non far mai ripartire gli avversari, e anche con un pressing sincronizzato. Secondo me delle differenze invece con Conte ci sono, perché Conte non mi dà l'impressione di voler comandare la partita, di voler tenere l'avversario intrappolato nell'area di rigore, ma mi sembra più uno che ci prova. Però ci sono dei momenti dove il Napoli invece lascia giocare l'avversario, e ci sono dei momenti dove appunto si mette il famoso elmetto e soffre e diciamo cerca di assorbire le giocate dell'avversario. Con Spalletti questa cosa non c'era. C'era sempre una squadra che per 90 minuti cercava sempre di tenere l'avversario nell'area di rigore senza mai farlo ripartire. Quindi qua c'è secondo me una differenza. Poi comunque anche nell'interpretazione dei ruoli ci sono delle differenze, perché Kvaratskhelia con Conte c'ha un tipo di gioco diverso da quello con Spalletti, perché con Spalletti Kvara partiva largo per poi accentrarsi, invece con Conte Kvara lo vediamo un po' più centrale, che svaria un pochettino, lo abbiamo visto delle volte anche sulla fascia opposta. Ci sono delle differenze. Lobotka non gioca più con due mezzali vicino a lui, quindi con Spalletti aveva meno spazio da coprire, mentre con Conte giocava in una mediana a due, quindi deve fare molti più chilometri. Ci sono delle differenze, ok? Poi c'è il gruppo che finalmente è tornato a essere uno e solo. Ecco, questo è forse il grande merito finora che ha avuto Conte, perché l'abbiamo detto più volte, Spalletti era stato bravo a creare appunto il gruppo, quella famiglia. Quel gruppo lo scorso anno è totalmente morto. Conte lo sta facendo ritornare quel gruppo, quella coesione di squadra. Prima gli uomini e poi i calciatori. Ogni gol diventa l'occasione giusta per abbracciarsi tutti insieme, ritrovarsi in un unico magma azzurro nei pressi della panchina. Sorride chi gioca e segna, applaude chi è in panchina e supporta a voce. Tutti per uno, uno per tutti. Si lavora tutti insieme e tutti insieme si può vincere. Ed è vero questo, tutto vero. Un'altra piccola differenza è sempre nelle esultanze. Spalletti, quando segnava il Napoli, testa bassa e passeggiava. Conte invece, quando segna il Napoli, esplode. Poi una cosa importante che dicemmo anche nel video analisi di Napoli-Bologna, sono tornati i sorrisi sulle facce dei calciatori. Sorrisi che l'anno scorso, forse all'inizio c'erano, poi non si sono mai più visti. È tornata la consapevolezza in se stessi perché ha vinto tre partite consecutive. Quindi, dal punto di vista del gruppo, Conte è ritornato, diciamo, a un punto che Spalletti era stato bravo a costruire. Questo è il mantra di Antonio: lavorare, lavorare, lavorare. Così come lo era di Luciano, che addirittura decise di trasferirsi a Castelvolturno, e lo abbiamo visto anche nel film. Qua forse potrebbe esserci un piccolo punto, una piccola, diciamo, differenza tra i due, perché Spalletti veramente meticoloso, attentissimo anche al dettaglio più insignificante. Poi, può essere che Conte pure lui fa cose incredibili, meticolose, però Spalletti mi sembra, cioè, Spalletti era uno veramente che pensava a tutto, e a tutto mi riferisco proprio tutto, a qualsiasi cosa, anche al dettaglio più piccolo che magari per te può essere insignificante, invece era determinante nelle partite. Osimhen è il passato, Lukaku è il presente. Due presenze ingombranti sia dentro che fuori dal campo, per caratteristiche fisiche e modo di interpretare il ruolo di centravanti, rappresentano il punto fermo del gioco del Napoli di Spalletti e del Napoli di Conte. Entrambe poggiano sull'attaccante centrale, e sì, Osimhen diciamo che aveva un'esplosività fisica dovuta anche all'età, perché comunque c'è una bella differenza di età tra Osimhen e Lukaku. Lukaku, l'abbiamo sempre detto, l'usato garantito e la certezza, perché comunque c'è Conte, quindi sa già come sfruttarlo al massimo. Sono due figure che comunque si sposano perfettamente. Poi c'è una differenza secondo me abissale anche dal punto di vista caratteriale, perché Osimhen lo sappiamo, è un ragazzo comunque difficile da gestire, che ogni tanto ti dà dei problemi. Lukaku invece mi sembra l'esatto opposto, cioè uno che è un leader. E questa cosa la volevo dire anche nel video di ieri, però mi sono dimenticato. Durante il pre-partita di Cagliari-Napoli, l'ho vista su Sky la partita, e c'era l'inquadratura
del tunnel all'entrata dello stadio, con i giocatori tutti lì in fila che stavano per entrare sul campo, c'era Lukaku che è andato a dare il 5 a tutti i calciatori, li incitava 1-1. Poi nel post partita Lukaku che dice di voler condividere il premio di migliore in campo con Meret, cioè mi sembra proprio quel giocatore che cerca di coinvolgere tutti, è un leader vero e proprio, non che non lo fosse anche Osimhen, però proprio il carattere tra i due secondo me è totalmente diverso. Poi comunque Lukaku è uno più da gioco spalle alla porta che fa salire la squadra, che imbuca i compagni. Osimhen invece ti dava il contrario, ti dava la profondità. Poi con Spalletti ha imparato anche a giocare spalle alla porta, però il suo punto forte era quello di partire e di praticamente scombussolare una difesa intera da solo. Questo Lukaku non lo fa tantissimo, però diciamo sono due giocatori che su certe cose sono simili, su altre si differenziano. E poi c'è la difesa che Spalletti ha saputo blindare con Kim e l'organizzazione di gioco complessiva. Abbiamo detto prima, blocco alto, compatto con i difensori sulla linea del centrocampo, pressing di squadra sincronizzato, riaggressione alta volta proprio a non far ripartire l'avversario, le preventive. Il Napoli di Spalletti era una macchina perfetta. Invece con Conte si passa alla difesa a 3. C'è Buongiorno che possiamo un po' considerarlo, no, l'erede di Kim, e poi lo spostamento di Di Lorenzo che da terzino diventa braccetto destro con Rachmani centrale. Ecco, diciamo che la difesa di Spalletti era una difesa con dei ruoli precisi. Kim era il marcatore, era colui che comandava la difesa, che era bravo anche a impostare. Però diciamo che l'impostazione veniva data a Rachmani, e Rachmani vicino a Kim si valorizzava. C'avevi Mario Rui sulla sinistra che tagliava magari anche al centro ogni tanto, creava quella sintonia, quell'intesa con Kvaratskhelia, e dall'altra parte invece Di Lorenzo che era un po' un tuttocampista. La difesa di Conte invece è una difesa un po', secondo me, l'ho detto anche in passato, adattata, perché Buongiorno fa il braccetto sinistro, ma Buongiorno da centrale alla difesa a 3 secondo me renderebbe il doppio. Rachmani da centrale alla difesa a 3 a me non convince tantissimo, perché non c'ha secondo me le doti del centrale alla difesa a 3, ma secondo me renderebbe parecchio come braccetto di destra, il ruolo che faceva il Verona. Di Lorenzo al momento fa il braccetto destro e lo sta facendo bene, ma io penso che metterlo esterno a tutta fascia, innanzitutto lo priverebbe di compiti difensivi. Avresti praticamente un calciatore che nella fase offensiva ti sarebbe molto incisivo. Ecco, quindi la difesa di Conte è un po' più raffazzonata, un po' più con giocatori che non giocano proprio nel loro ruolo adatto. Ovviamente noi stiamo facendo un paragone con un Napoli di Spalletti che però era al secondo anno. Diciamo che sarebbe stato forse il caso fare il confronto col primo Spalletti, perché anche Spalletti il primo anno ha avuto delle difficoltà. Dobbiamo sempre tenere presente che comunque si sta facendo il confronto con un Napoli di Spalletti che al secondo anno quindi aveva già dei meccanismi collaudati. Questo Napoli lo stiamo confrontando con un Napoli di Conte che è appena arrivato, quindi stravolgimento totale rispetto al passato. Si passa alla difesa a 3, nuovi giocatori che arrivano e alcuni non sono proprio, non giocano nel loro ruolo adatto. Quindi bisogna sempre tenere presente che Conte al primo anno, Spalletti al secondo. E quindi ragazzi, questo è stato l'articolo. Mi andava di commentarlo anche perché comunque noi dobbiamo aspettare sabato per la partita, quindi in qualche modo la settimana la dobbiamo passare, e mi sembrava carino, ecco, guardare questo articolo. Detto questo, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere un po' la vostra sull'articolo che abbiamo letto oggi. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque, forza Napoli! Ciao!